diva e antidiva. Due aggettivi in netto contrasto tra di loro, ma che descrivono perfettamente una grande attrice del cinema italiano, Virna Lisi. Da un lato star del grande schermo e dall'altro una donna schiva e riservata. Diva e antidiva, non a caso, è anche il titolo di una mostra fotografica in corso a Iesi che racconta la carriera ma anche la vita privata e familiare di Virna Lisi. E noi ci siamo andati ovviamente per raccontarvela. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans. Il titolo della mostra, Virna Lisi, Diva e Antidiva, ricostruisce proprio la carriera di questa spettacolare attrice italiana. Nella mostra sono presenti oltre 130 pezzi provenienti dalla collezione privata di famiglia, oltre che numerose fotografie, pezzi di film, locandine, manifesti. Quand on est ensemble, quelle vie on a tous les deux. Lei è sempre stata un'antidiva, lei teneva molto al suo pubblico, però tutto quello che era diva non l'appassionava. L'hanno invitata in America a mettere le mani nel cemento al Chinese Theater, non c'è andata, molti premi non li prendeva, non li accettava. Lei era una marchigiana di ferro, molto concreta, molto, molto attenta alle cose importanti della vita, alle cose che contavano. Passiamo da una piccola marchigiana, no? Oh sì, marchigiana! Virna Lisi, che Virna stai Lisi. Facendo Verna, qui a... Allora sono qui da due mesi per girare un film con Jack Lemmon e Richard Quine che si chiama Come uccidere mia moglie. Molto bene, molto bene. Ottima ricetta, no? Mio marito mi ha inviato in America, dice me la facessero fuori. Ha interpretato il lavoro veramente come un lavoro. Lei usciva alla mattina, andava al lavoro, andava sul set, ritornava e chiudeva la porta di casa e lasciava fuori quello che era il cinema, tutto quello che era il circo del cinema e tutto il jet set, quello che stava dietro. Lei è stata 3 anni a Hollywood come grande diva, grande attenzione su di lei, ma poi non ha resistito perché si sentiva troppo stretta, non aveva nessuna libertà. Un'altra attrice italiana sta diventando famosa ad Hollywood. È Virna Lisi, la popolarissima interprete di tante commedie e romanzi sceneggiati della nostra televisione, che è tornata oggi da Los Angeles dopo una lunga assenza, accolta dal figlioletto Corrado di quasi 2 anni e dal marito, che è un noto architetto romano. Mamma aveva molti aspetti, era poliedrica, è stata una femminista ante litteram. Era mamma, era moglie, era figlia, era una professionista molto seria. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words. Lei è stata presa, selezionata dopo la morte di Marilyn Monroe proprio per sostituire la grande attrice americana. E ha fatto 3 film interessanti e poi c'è la famosa pubblicità. Ancora lei! Ancora lui! Basta! Non ne posso più! Roberto, Roberto! Ma lo lasci andare, cara. Ma se ne vada lei! Se ne vada o sa cosa le faccio? Faccia, mi attacchi ad un chiodo, mi appende in solaio, purché mi ami. Ah, è così? E allora... sa cosa le dico? Con quella bocca può dire ciò che vuole. L'unica pubblicità che ha fatto mia madre se l'è portata dietro tutta la vita. Un caffè. Troppi caffè, le faranno male, ragioniere. Grazie del suo interessamento, signorina Milena. Noi ci teniamo alla salute dei clienti. Brava, brava. È giusto.